All'interno della 23ª mostra dell'editoria è stato presentato questo pomeriggio La felicità dell'attesa di Carmine Abate, un testo che narra le vicende della famiglia Leto, in cui in realtà il vero protagonista è il tempo esteriore e il tempo interiore. Quell'esteriore è il tempo cronologico delle vicende di queste quattro generazioni della famiglia e il tempo interiore che è quello dei sentimenti dei personaggi che vengono raccontati. Ci può descrivere questo libro, da dove nasce? La storia di questa famiglia. Sì, questo libro nasce da un'esigenza che ho sentito all'improvviso di raccontare la storia di mio nonno, nonno Carmine, che è partito in America come Carmine Leto del libro 3 volte, una volta anche come fanno gli emigranti di oggi, come clandestino. Però poi, come succede spesso nei miei libri, la storia ha preso tutta un'altra direzione, insomma. Certo, per ricostruire la storia di mio nonno ho fatto 2 viaggi in America, nella cosiddetta America Bona, cioè l'America del Nord, dove gli emigranti veramente hanno avuto più successo rispetto all'America meridionale. E a un certo punto ho scoperto che c'era un altro grande personaggio che andava raccontato ed era Andy Varipapa, un ragazzino del mio paese che è partito nel 1903 assieme a Carmine Leto, in America sarebbe diventato il più grande giocatore di bowling di tutti i tempi, noto con il nome di Andy the Greek. E allora, come succede spesso nelle storie, poi mi si sono aperti degli scenari assolutamente inediti anche per me, perché io non scrivo mai avendo una scaletta, una storia, come dico proprio nel libro, all'interno del libro non si lascia ingabbiare in percorsi precostituiti, lei va dove vuole, no? E proprio grazie a Andy Varipapa, che era stato a Los Angeles davvero molte volte nella sua vita, aveva fatto anche dei film sul bullying, Ben 36, era famosissimo in America, grazie a Andy Varipapa il giovane John Leto, il figlio di Carmine Leto, incontra a Los Angeles una donna bellissima, luminosa, una ragazza ventenne che ha un neo sulla guancia sinistra, che si chiama Norma Jean e che poi diventerà la mitica Marilyn Monroe. Diversi dei suoi testi sono stati tradotti in molte lingue, sia europee che extraeuropee. C'è qualche romanzo che per qualche motivo le sta a cuore più degli altri? Ma io in realtà sto componendo in qualche modo un mosaico. Il mosaico è fatto di tessere che sono di diverso colore, di diverso tipo, però ogni tessera è importante per il mosaico. Cioè, se io adesso scegliessi un libro, farei un torto, no? Alle altre Grazie. tessere, che sono tutte importanti. Io sto scrivendo un'unica grande storia che potremmo forse sintetizzare come una storia di partenze, di ritorni, e se non fosse che poi l'emigrazione come tema è un tema trattino mondo, è un tema grandioso, dove al cui interno io poi trovo i grandi temi della letteratura, che sono l'amore, per esempio anche la felicità dell'attesa, una storia d'amore, il mistero, anche la felicità dell'attesa, addirittura un giallo, cioè un mistero. Ma anche il mistero della vita, la morte, l'identità, il grande tema dell'identità. Nel caso di quest'ultimo libro, la felicità dell'attesa. Ecco, però, anche se quest'ultimo libro, per esempio, sta andando molto bene e già è stato acquistato in altri paesi del mondo, non posso dire che questo o il penultimo, La festa del ritorno, siano più belli degli altri. Davvero, come si dice a Napoli, ogni scarafone è bella mamma sua, ogni figlio, anche il più, tra virgolette, brutto, per così dire, è sempre bello a chi ha creato questo. E quindi per me sono tutti allo stesso livello, è un percorso narrativo che spero non sia ancora terminato, che proseguirà anche con altri libri, perché questo mosaico diventi sempre più chiaro e ben visibile ai lettori.
E lei pensa che il nostro bellissimo lago e comunque il nostro territorio possa essere, chissà, un giorno fonte di ispirazione per un prossimo romanzo? Questo non lo escludo, anzi potrebbe anche essere, soprattutto perché in fondo è il luogo che più è simile al mio mondo di origine, no? Al Mediterraneo, sia a livello proprio di piante. Io, per esempio, una pianta che amo è l'ulivo, no? È una delle cose veramente a cui non riesco a rinunciare. E che spesso e volentieri vengo a visitare proprio in questa zona tra Arco e Riva, e quindi questo può assolutamente accadere. Poi è uno dei luoghi che mi piace di più del Trentino. Io una settimana sì, una no, vengo a fare le mie passeggiate lungo il lago perché lo amo veramente tantissimo. Non lo dico perché adesso sono in una televisione che si muove in questa zona, ma proprio perché da sempre c'è stato questo feeling che c'è a volte nei confronti di alcuni luoghi speciali, no? E tu ti senti proprio attratto da questo luogo. E quindi, insomma, Non io lo escludiamo. respiro oltretutto a Besanello, dove attualmente vivo, e c'è l'ora del Garda, no? L'ora del Garda che nessuno forse sa cioè pochi sanno cosa vuol dire, insomma, è proprio quest'aria calda che viene dal lago che fa sì che, per esempio, nel mio piccolo giardino crescano delle piante tipicamente mediterranee, Mediterranea. il fico e altre piante, insomma. Quindi vedremo. Non so se già nel prossimo libro, ma prima o poi comparirà questa splendida zona. Va bene, l'aspettiamo quindi. Grazie mille. Grazie a voi, Grazie. grazie.